In questo video pomeridiano volevo concludere un discorso. Innanzitutto buon pomeriggio. Anche questo è un video speciale, per ora sto facendo molti video. Il discorso sull'Islam. Questo video è rivolto a tutti quelli che pensano che l'Islam sia terrorismo e violenza. Non è vero. Potrebbe essere pace. La stessa pace che predica Gesù Cristo nei Vangeli, pace e l'amore, perdonare i propri nemici. Io non credo che Maometto, quando convertì le tribù arabe, intendesse fare guerra a cristiani ed ebrei. La guerra era rivolta contro i politeisti, cioè contro coloro che anche San Paolo, negli Atti degli Apostoli, dice adoravano gli idoli. Quindi, sotto questo punto di vista, noi ragioniamo nello stesso modo. Non credo neanche che, come è avvenuto in Francia, quei due appartenenti, non so, forse all'ISIS o ad Al-Qaeda, quelli che hanno ucciso il prete, fossero dei veri musulmani. E non penso che dei musulmani moderati che stanno in Italia vogliano uccidere i miscredenti, perché la pace dovrebbe essere la prima parola d'ordine. Pace e quindi unità, l'unità tra i veri cristiani e la fratellanza, nonostante i nostri punti di vista diversi. Miscredenti sono coloro che si inginocchiano davanti agli idoli, davanti alle statue, davanti alle immagini, ma adorare Dio in spirito e verità lo fanno sia cristiani che musulmani. Quindi, questo video, nonostante qualche polemica mi è stata rivolta, io ho letto il Corano molti anni fa, non sono musulmana, sono cristiana, qua c'è la mia fede. Nonostante tutto, sono convinta che la pace sia possibile. Quei giovani che si fanno radicalizzare, anche giovani americani, giovani europei, che si fanno radicalizzare da gruppi come l'ISIS, sbagliano. Secondo me non è quello il vero significato della religione. Il significato della religione è pace. Infatti, anche nel Corano, quando parla di jihad, guerra, la intende solo come difesa, non intende attaccare gli altri. Gesù andò oltre questo. Gesù disse: perdoni i tuoi nemici. A chi ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia. A chi ti vuole togliere la tunica, dà anche il mantello, dà anche la tunica. Quindi il sermone sul monte è l'essenza di tutta la religione. Nel discorso di Gesù c'è tutto, la legge e i profeti. Quindi amare Dio con tutto il proprio cuore, il prossimo come se stessi. Questo comandamento è valido per tutti, è valido per cristiani, è valido per musulmani. Dio è amore. I musulmani hanno i mistici sufi. Chi sono i mistici sufi? I mistici sufi sono coloro che ricercano l'amore di Dio. Quindi l'amore di Dio è universale, è per tutti. Leggete il sermone sul monte di Gesù. Gesù disse: perdona i tuoi nemici. Se io perdono i miei nemici, la non violenza, l'amore è un'arma più potente di tutte le bombe, di tutto l'odio del mondo. Se voi usaste questo, conquistereste il mondo con l'amore e con la pace. È una forza che può conquistare il mondo. Gandhi, un semplice uomo in mutande, si può dire, ha liberato la propria nazione dagli inglesi dopo aver letto i Vangeli, aver applicato le parole di Gesù, la non violenza. E questa è la parola d'ordine. Dovrebbe essere questo, un terrorismo fatto di pace, non di guerra e di odio. Anche il vero significato dell'Islam è questo, nonostante le polemiche che mi sono state rivolte. Io penso che il cristianesimo abbia un linguaggio universale. Gesù ha parlato a tutti, ha parlato ai cuori degli uomini. Maometto l'aveva capito, voi dell'ISIS non avete capito niente. La pace è nei cuori delle persone. Gesù è venuto per tutti. Se voi non credete alla morte e resurrezione di Gesù, però ascoltate il suo messaggio: la pace è per tutti, la pace di Gesù è nei cuori.
È questo, non fate guerra contro la gente del libro, perdona i tuoi nemici, chi fa questo è più potente di qualunque arma, di qualunque cosa, perdona i tuoi nemici, questa è la vera parola. Fare guerra solo come difesa, solo come legittima difesa, solo in quel caso è giustificato, per non farsi uccidere, è logico. Quindi riflettete su queste parole, roba religiosa, non è roba religiosa, la parola è pace, con la pace si può conquistare il mondo, riflettete, con questo è tutto, vi saluto.